Fa molto freddo, no? Sì, sì. Tutto 3 metri di neve. Io abito l'altra vallata a 6 metri, a Planova. È impossibile. In totale fino in inverno 6 metri di neve. Oh. Che freddo, sì. Tipo nei riscaldamenti. Sì, anche il caminetto. Non posso immaginare 6 metri più alto che una casa. Può accadere anche questo tra le case dal tetto in Ardesia di Lecombe, di incontrare il Papa e chiacchierare con lui della neve. Immagini del centro televisivo Vaticano che rubano un po' di intimità al pontefice per restituire pienamente la sua umanità, la capacità di incontrare grandi e piccini, di scherzare mostrando un candore raro. Benedetto XVI, che durante la sua passeggiata chiede di far avvicinare i bambini, li interroga sulle vacanze e accarezza Agatha e Oliver. Immagini che mostrano Ratzinger pienamente a suo agio, nonostante il piccolo impedimento al braccio, di cui, anche con mamme e bambini, parla senza reticenze, con un'incredibile dose di ironia e di saggezza. Alla donna che gli chiede come sta, risponde che c'è bisogno di tempo e pazienza. Tanto buon umore anche nell'incontro con il segretario di Stato, che ieri aveva raggiunto Lecombe per una mattinata di lavoro. Poche ore all'aperto, sfidando il tempo cupo tra le Alpi, con una valigia colma di documenti sul tavolo e le battute sul volo in elicottero tra le nuvole del cardinale Bertone. Insieme ai dossier su cui Benedetto XVI ha lavorato in questa giornata piovosa, sono arrivati anche gli auguri, tra i tanti quelli dei reali di Spagna, Angela Merkel e Carlo Azeglio Ciampi. Domani l'appuntamento in cattedrale ad Aosta con la diocesi per i vespri, ma anche il saluto agli anziani della casa di